Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo episodio della nostra serie di Blood Bowl, nella fattispecie il videogioco ovviamente Blood Bowl 2. Allora, gente, in questo momento siamo nel prepartita, ovviamente non sappiamo neanche chi sia il nostro sfidante e è il momento in cui dobbiamo reclutare dello staff per il prossimo match. Nella fattispecie, guardate un po', io credo che sia il momento di iniziare a sbloccare il... Aspetta, team roster, ecco qua. Allora, gli staff, cioè le cose che sono all'esterno dei giocatori, cioè non i giocatori stessi, perché si possono prendere altre cose oltre a quelle, anzi fatemi andare qui sotto, sì. Lo staff dà una certa quantità di bonus al tuo team. Per esempio, in ogni match i rerolls, cioè i ritira del team, ti permettono di riprovare delle azioni fallite. Ed ecco qua ragazzi che entriamo probabilmente nel prossimo match nella dinamica forse persino più importante in assoluto di Blood Bowl, e la vedremo un pochettino per volta, ok? Quindi i ritira di team sono al massimo 8 oltretutto, quindi se ne può usare al massimo uno a turno di fatto. E ci sarebbero anche delle altre cose che sono legate alle abilità, ma quelle le vedremo col tempo. E la guida, tra virgolette, ci dice di comprare due reroll di team. Ecco qua. Perfetto. Ora, abbiamo 12 giocatori. Io forse vorrei comprare un altro uomo di linea. O forse un altro lanciatore? No, un altro uomo di linea per sicurezza, tanto costa 50.000 per avere un paio di riserve, perché credo che sia importante. D'accordo? Andiamo. Sì, confermiamo. E adesso abbiamo 13 giocatori. Tra l'altro il massimo è 16, quindi bisogna scegliere attentamente chi acquistare. Allora, detto questo, non abbiamo altre cose da fare, quindi sono soltanto i reroll, cioè i ritira. Perfetto, quindi, ecco qua. Oh, attenzione, Feliroin e Charioteers, e sono alti elfi. Ci siamo ragazzi, si comincia con altre squadre. Gli elfi sono, sì, un team con una certa esperienza, e la caratteristica degli elfi è quella di essere molto veloci, molto agili, non con tanta forza e di solito anche con un'armatura abbastanza scarsa, ma non nel caso degli alti elfi, perché l'armatura che hanno è piuttosto importante, ma allo stesso tempo sono leggermente meno veloci di altri team elfici, ok? Quindi vai, play match. The Reichland Reavers versus the Feliroin Charioteers. Not elves. Now, Bob. You really do have to get over this thing you have about the elves. I don't trust them. Hey, I'm not a racist or anything. I only hate elves. I wish they were all dead. Let's just watch the game, shall we? Bob odia gli elfi. Allora, quindi, questo tipo di partita sarà un pochettino differente, perché gli elfi sgusciano da tutte le parti. Vabbè, il nostro team, e questo è il team elfico, guardateli, belli altezzosi. Guardateli bene. Ora, i ruoli sono particolari, quelli degli elfi, adesso li vediamo. Prendiamo in esame un pochettino i giocatori uno per uno. Moneta. Ah, ok. Ha vinto l'avversario e... Ah, ok. E siamo in difesa. Oh, da ora... Aspetta. Da questo momento la sequenza di gioco inizia, cioè la sequenza della partita inizia con una fase di setup finalmente, in cui puoi semplicemente schierare i giocatori come preferisci. Allora, io ho un mio schieramento preferito che uso da sempre, ok? Quindi credo che continuerò a usarlo anche stavolta. Uomini di linea. Ehi.
Allora, si possono schierare al massimo due giocatori per ogni... Aspetta un attimo. Non mi riporta qualcosa. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Ah, sì che ho sbagliato qualcosa, aspetta. Qui non c'era l'uomo di linea. Allora, a me piace il gioco molto alto, ragazzi. Molto alto. Quindi io tendo a fare così. Che ovviamente ha i suoi rischi questo gioco, ragazzi, assolutamente. Forse con gli elfi... No, va bene, va bene. A me piace schierarla così la squadra, mo vediamo. Salviamo il setup come... Defensive setup 1? Sì, da, va bene, va bene. Ok, salviamo il setup. E allora, contro gli elfi, ragazzi, diciamo che il mio approccio è semplice. Dato che sgusciano da tutte le parti e non hanno tanta forza, che cosa facciamo? Li abbattiamo il più possibile. Allora, vedete, catch, questo è il ricevitore. Movimento 8, forza 3, torno qua. Movimento 8, forza 3, agilità 4. Questi sono i ricevitori. Poi gli uomini di linea, movimento 6, pensate, gli uomini di linea, forza 3, agilità 4. Agilità 4, ragazzi. Tutti gli elfi hanno agilità 4. Sono molto bravi a smarcarsi. Poi però il blitzer ha movimento 7, forza 3, agilità 4 e ha blocco. Gli altri elfi non hanno blocco. E il lanciatore, vabbè, 6, 3, 4, è praticamente come un uomo di linea al momento. Anche perché dovrebbe avere altre abilità, però non vengono mostrate. Una parte delle abilità dei team ancora non viene mostrata. Però c'è Dodge, che è la schivata, e è strano che non ce l'abbiano gli elfi. Mi sembrava di ricordare che ce l'avessero Dodge. No, però qui vedo soltanto blocco. Va bene. Ok, confermiamo il setup. Ah no, ok, in difesa vuol dire... Ah, vuol dire che sì, devo calciare io. Vabbè, non importa, comunque preferisco. È molto importante, ragazzi, creare... Non dare spazio. Allora, oh, eccoci qua, ragazzi. Ci siamo. Pronti a questo? Turnover. Questa dinamica dovete tenervela proprio inchiodata in testa. Avete presente come l'unica cosa che non dovete mai, 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 per nessuna ragione, dimenticarvi. Ovvero, te lo dice pure, il vero Blood Bowl ora inizia. Ora, quando un giocatore fallisce un'azione con la palla o cade a terra... Per qualsiasi ragione, perché ha perso un blocco o un blitz, perché è caduto dopo uno scatto, perché gli cade la palla, perché fallisce un lancio o perché fallisce a prendere un lancio, qualunque cosa che abbia a che vedere con la palla o per qualsiasi ragione il giocatore cada a terra, il tuo turno finisce immediatamente. Avete capito bene? Il turno finisce immediatamente quando succedono queste cose. Quando fallisci un tiro di dado. Di fatto è questo. Questo cambia molto le dinamiche di gioco, perché come vedete, poi, adesso, questo fa sì che molte cose debbano essere valutate molto attentamente nei pro e contro, perché ogni cosa può fallire, e i due ritira che abbiamo comprato servono proprio come assicurazione per cose del genere, ok? Se fallisce un tiro... puoi usare un ritira, però attenzione, ce ne siamo potuti permettere solo due. Vale per ogni metà della partita, quindi si rigenerano dopo la fine primo tempo. Però sono due, su otto turni. Quindi quando nei pochi li devi giocare molto molto bene. Qua intanto mi stanno malmenando. Ok, vediamo come si muovono. Ah, stanno facendo proprio linea qua, Ah, si stanno concentrando su questi. Due dadi e... Giù, è soltanto atterrato. Si è smarcato, vabbè, gli elfi si smarcano facilmente, purtroppo. Allora, dobbiamo abbatterli il più possibile. Hanno lasciato libero l'ogre, che adesso però farà una cosa molto semplice, ovvero proverà ad abbattere il ricevitore entrando in area di marcatura di questo qua. Bam! Ok, segui.
Bam! Menare gli elfi è sempre soddisfacente, specie gli elfi silvani, a dir la verità, però... O gli Skaven, madonna. Vedremo tutti questi team nel corso della campagna, molto probabilmente. Adesso io però vorrei provare questo. Vorrei provare ad andare a marcare subito questo. Però prima facciamo le cose sicure. Ricordatevi, può finirmi il turno in qualunque momento. Quindi tiriamo sui giocatori, questo non costa nulla. Mettiamo il blitzer qui, per esempio, questo anche non costa nulla. Schieriamo quest'altro giocatore qui. Vediamo di marcare tutti quanti il più possibile. Ok? Non devono passare gli elfi. Questo è molto importante. E questo... Vabbè, questo... Ah, un solo dado, merda. Purtroppo... Devo fare questo. Perché comunque la difesa deve rimanere in linea. Va bene che gli elfi si smarcano molto facilmente, però non è il caso di lasciarli comunque liberi, no? Perciò ho deciso di provare a fare questo. Proviamoci, però sono due scatti. Potrei fallire, vediamo un po'. Eccolo! Bene! Perfetto, primo turno. Adesso posso usare un ritira e penso che lo farò. Perché è un tiro che può... No! Non ci posso credere. Sapete che cosa è successo? Ho fatto uno. Ho usato il ritira. Ho fatto un'altra volta uno. Mio Dio. I turnover sono molto pericolosi, abbiamo già visto, eccetera, eccetera. Oh, questo ci ha tenuto proprio ad abbattermi il mio ricevitore, eh? Bene, abbiamo preso il primo turnover. Bene, si stanno smarcando. Sì, ammetto che mi sono dimenticato il lanciatore. Au. Ok, è fallito. E adesso usa un ritira. No, non gli è riuscito. Turnover del nemico stavolta. E quindi finisce il suo turno stavolta. Quindi, ritiriamo su questi. Adesso lui marcherà questo. Purtroppo possono fare meta in questo stesso turno, se non sto attento. Mi piacerebbe poterlo raggiungere in qualche modo. In effetti posso. Grande, ci provo. Dai, non puoi cadere anche tu un'altra volta, no? Ok, grazie a Dio. Quindi posso usare un blitz, perché posso alzare lui e usare due dadi. E ha anche blocco, quindi proviamoci, ragazzi. Madonna, molto bene, grazie a Dio. Ok, perfetto, sbram. KO, oltretutto. Molto bene. Ora che ci penso, dato che ho fatto il blitz, c'ho ancora del movimento. Potrei provare a prendere la palla. Sì, prendere la palla e andare in meta. Cacchio, avrei voluto fare delle altre azioni prima, però... Ci provo. Vai. Presa la palla? No! Merda. Proviamo. Presa! Meta. Perfetto. Ne è valsa la pena di usare questo ritira. Il turno precedente no. Decisamente no. Ok, grazie, grazie. Ah, ecco, bene, è tornato. Molte partite contro gli elfi si vincono perché hai mandato all'ospedale tanti dei loro giocatori. Va bene, ok, confermiamo il setup. Mi piace. Ok, tocca a loro. Stanno facendo la stessa identica cosa di prima, mi sa. Ma proprio pari pari. O quasi. La palla stavolta è qui, è vicina. No, gli è scappata. Ok, sta usando un ritira, sì.
Ok, l'ha presa. Vabbè, gli elfi con l'agilità che hanno è più difficile che gli scappi la palla, però gli succede, come in questo caso. Ah, un blitz proprio contro il blitzer. Ci ha tenuto proprio, eh. Ma non funziona. Solo, e quindi solo una spinta. Adesso un blocco a due dadi e vado per terra. Giù. Ciao. Eppure stordito e turnover. Eh sì. Adesso tocca a me. È fallita un'azione, quindi ciao. Perfetto. Allora, vediamo un po' che cosa fare. Tanto per cominciare, io mi sa che ho tre dadi, infatti. Vai, ogre. Segui. Perfetto, posso provare a fare... Posso provare a fare un blitz? Decisamente. Allora, usiamo lui di supporto. Aspetta, lui... Cacchio. Aspetta. No. Devo usare anche il ricevitore per marcare. Temo. Oppure no. Magari posso provare a fare diversamente. Questo è un dado solo, vero? Sì. No, devo puntare su questo. C'è poco da fare. Proviamo un po' a vedere se posso arrivare qui con lui. Perché se finisce che è solo una spinta, voglio piazzarlo in questo punto. Quindi, questo uomo di linea va qui e fa un blitz. Vai, due dadi. Ottimo. Segui. Perfetto, e la palla è andata qui e proviamo a prenderla. No, merda. Turnover, non ho più i ritira. Però meglio, perché gli ho tolto la palla. Va bene comunque. Va a prendere la palla, però attenzione, potrebbe fallire. No, gli è riuscito. Era difficile, perché la palla era nella zona di controllo del mia. Merda, va fuori. No! Merda, merda, merda. Oh, oh. Ecco. Quando vai fuori dal campo, i fan ti picchiano e ti stordiscono. Merda, quindi ho temporaneamente un giocatore in meno. È una cosa rischiosa. Oh, merda. Merda, ho due giocatori in meno adesso. Skip, tanto non posso fargli niente. Cacchio, ragazzi, questo è male. Mi stanno abbattendo tutti. Ah, wow, wow. Ok, si è smarcato. Non so perché abbia fatto questa cosa. Aspetta che si può... Oh, si è smarcato anche lui. Ah, sono due giocatori qua che si sono smarcati abbastanza, eh. Allora, ragazzi, mo è un po' problematica la questione. Tu vai a marcare questo e... È quello che puoi fare, tutto sommato. E tu... tu sei proprio nell'area di controllo. Affanculo. Brutta storia, ragazzi. Brutta, brutta storia. Ci devo provare. È tipo una delle cose più importanti. No, però cerchiamo di mandare anche qualcuno. Orco mondo, no! No! Non ce l'ho blocco. Con l'ogre. Vado per terra. Va per terra anche lui, per carità. No, vabbè, KO il... L'ogre. Ed è anche un turnover, purtroppo. E adesso siamo nella merda. Perché hanno la palla e hanno un giocatore messo. Possono andare a meta in questo turno stesso, volendo. Già. Ah!
Aia, ragazzi, questo è pure smarcato, porca miseria. Si è smarcato con la palla proprio. E adesso tira a lui, scommetto. Tira a lui, ha fallito. Ha preso la palla, ha fatto meta. Temo che abbia fatto meta. Dodge, certo che sì. Ok, è andato. Ha fatto meta. Guardate quanto cazzo corrono. 1-1. Già. Bene. Oh, grazie a Dio almeno uno Logre si è ripreso. Lui non si è ripreso però. Ah no, aspetta, oppure sì. Ma ho visto bene. Ok, adesso tocca a me. E cosa? Aspetta. No, ma quale brutal opening. No. Che palle. Aspetta, devo rifare tutto quanto. Ah, perché ti salva il setup, quello difensivo e quello offensivo, giustamente. Allora, te lo dice qua sotto, non puoi avere più di due giocatori schierati in partenza nelle linee laterali. Devi avere almeno tre giocatori sulla linea. Sulla linea di. Sì, di centrocampo. Va bene. Vai, salviamo questo setup che è più o meno lo stesso. Mi sta bene così. Adesso, calcia la palla a lui, giustamente. Ah, proprio lanciata così. Allora, cominciamo a picchiare. Anzi, va. Muoviamo prima. On balance, I prefer the passing game to running down the field. One tactic is for the intellectual elite. Dopo non ho i ritira, ragazzi. Qualsiasi cosa può fallire in questo momento. Però cominciamo qua perché dopo c'ho due dadi anche qua. Vaffanculo però, dai, andiamo. C'ha pure blocco lui. Porca miseria maledetta. Sta andando male, ragazzi. Ah, blitz proprio con tutta. Madonna, quanti. Ma tira. Vabbè, ma non è giusto, madonna. Un altro KO contro gli elfi. Mi stanno menando, che è una cosa grossa. Sì, vabbè, skippa. A lui sta andando tutto bene. Ok, solo spinto, bene così. Ok, però è andato a terra, quindi è un turnover per lui. Adesso, prima di tutto, tiriamo su tutti quanti. Mio Dio, ho di nuovo pochi giocatori in campo. Che rottura di palle. Lui purtroppo si deve smarcare in caso per correre via. Questi proprio. Peggio mi sento. Però magari posso fare così. Per arginarli un po'. Io mi piazzo, ragazzi, perché sto cercando di. Ah, ok. Ma potrei fare questo blocco, però provo a prendere la palla. Che purtroppo non ho il ritira. Può anche fallire sta cosa.
Ok. Bene. Ora io mi piazzerei. Qua mi possono arrivare abbastanza facilmente, purtroppo. Facciamo che provo a piazzare il giocatore già dove può essere utile. Ok, ce l'ha fatta a smarcarsi. Ok, ho più o meno creato una situazione decente. Ci provo, raga. Ottimo. Segui. Oh, questo sì che mi fa piacere. Ciao, ciao. Non c'è solo il KO, ragazzi, c'è anche molto di peggio, ma a quanto pare ancora non viene compresa tra le varie cose che possono accadere. Sapete? Oh, si è smarcato questo, non ci avevo fatto caso. Il che vuol dire che lo metto qua. Bene, e ho ricreato il controllo della linea, bene. Non c'è un passaggio, devono per forza abbattere qualcuno. Perfetto. È la cosa giusta da fare. Purtroppo sono al sesto turno, ho ancora poco per fare un'altra meta. Rialzato quello. Blitz, eh? Vabbè, c'era da aspettarselo, giustamente. Spinta e basta. Oh, cavolo, mo questo me ne manda un altro lì, eh? Vabbè, minchia. Smarcato, ok. Ah, per andare a marcare questo? Beh, ma non è un'idea proprio geniale. Ah, solo spinto, ok. Però... Oh, non ha fatto niente? Davvero? Ok, allora, rialziamo questo. Tu riesci ad arrivare a meta in qualche modo? No. La risposta è no. Devo provarci, ragazzi. Il lancio è corto, però i lanci sono sempre problematici, eh. Lancio veloce. No! Ah sì, invece! Che culo! Ho avuto un culo pazzesco, raga. Il tiro è fallito, ma il rimbalzo della palla è andato nelle mani del giocatore che di rimbalzo l'ha presa, e prendere la palla di rimbalzo è più difficile che ricevere un passaggio perfetto. Ok, tu proprio involati. Possibilmente lontano dal bordo campo. Non ti faccio scattare perché non voglio correre rischi. Ok, la palla è lì. Quindi adesso posso anche permettermi di fare altre cose. Madonna mia, Ogre, tu guarda che mi fai veramente comunque un attimino... Ok, stare in pensiero, eh. Adesso quello che potrei fare è tentare di abbattere tutti quelli che sono più vicini a lui e marcare quelli che possono arrivare un pochettino più lontano. Bam! Ok, e faccio questo per liberare lui, che può fare quindi un bel blitz. E lo faccio in questa direzione. Due dadi, ti prego. Ottimo. Ricordatevi che è un giocatore che poi si rialza, anche se ha tanto movimento, comunque sono tre caselle in meno, quindi è importante. Giù. Ok. E sì, rimani qui dove sei, direi. E tu vai a marcare quest. E poi... Vabbè, questo qua lo piazzo qui vicino. Lo faccio accompagnare. Giusto per avere il rinforzo in caso mi dovesse arrivare un blitz improvviso. Ora, ci sarebbero un po' di blocchi a un singolo tiro di... Ah, io devo levare questo da qua. È difficile, potrei cadere. Chi va?
Niente, no. La schivata è come se fosse un ritira personale del giocatore che può usare. Però non puoi usarne due, neanche se usi prima la schivata, poi un ritira. Non puoi farlo. Ai ai ai. Vabbè, cioè era marcato, però su due contro uno. Vabbè. Nel senso, era normale che... Adesso questo probabilmente me lo abbattono, Come on, guys, together. Raga, sta a vedere che non ho calcolato una cosa. Merda. Ok, è arrivato, è andato lì. Però non mi ha mica marcato. Però aspetta un attimo. Ok, è solo spinto. Ok, ce l'ho, turno 8. Guarda, non corriamo nessun tipo di rischio che non ci possiamo permettere. Dritto in meta. Wow. È stata tosta proprio all'ultimo turno del primo tempo, ragazzi, Proprio all'ultimo turno del primo tempo. Però sono in vantaggio, il che è bene. Ecco, guarda un po'. Due KO danno lì, però un KO pure il suo. Già, purtroppo. Allora ragazzi, io direi che a questo punto però della partita, vabbè, dobbiamo fare il setup. Questo mi sta pure bene. Questo è il setup, vabbè, poi lo vedremo, Non ci sono neanche tutti i giocatori in campo. Vabbè, mo questo lo piazziamo già qui, perché questo era, questo credo che sia, è uno extra rientrato dopo, perché i setup sono rigidi, ok? Considerano proprio quei giocatori in quella posizione. Quella era KO, quindi c'era il posto vuoto. Hanno messo una riserva in automatico e l'ho dovuto rimettere qua. Che purtroppo è un blitzer. Quello KO, vaffanculo, era comodo averlo qui. Va bene, ragazzi, quindi io direi che ci fermiamo qua per questa puntata. Nella prossima faremo il secondo tempo di questa partita, che è un pochettino più concitata, perché adesso hanno cominciato a introdurre parte delle vere meccaniche di Blood Bowl. E a breve, ragazzi, non credo che manchi molto, vedremo il vero Blood Bowl proprio con tutte le caratteristiche, perché ne mancano ancora alcune, molto importanti. D'accordo, ragazzi? Bene, io direi che per oggi è tutto. Grazie mille per aver visto questo video. Noi ci vediamo al prossimo. E come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche al secondo canale. Seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community, come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie di Blood Bowl e anche il link per acquistare il gioco. E se lo acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto! Just what are you doing, Jim? Oh, I'm terribly sorry, Bobby. You caught me polishing my teeth. Why are you polishing your fangs, Jim? Since we are now zapped across the old world in high destiny cabal vision, the viewers can see everything, so I need to look my best.